Onda Libera oggi è ospite di Noemi che preparerà per noi un primo molto sfizioso, vero? Sì, è penne alla vodka con gamberetti. E quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono i gamberetti, vodka secca, conserva e panna. Per iniziare, tritiamo la cipolla, prima la tagliamo a fette, poi la tritiamo tutta fina fina. Poi la andiamo a soffriggere con un po' d'olio extravergine di oliva. Ora possiamo aggiungere alcuni gamberi. Gli altri restanti che avanzano li buttiamo giù quando metto la conserva. Possiamo andare ad aggiungere i nostri bicchieri di vodka secca. Aspettiamo un po' che si scaldi la vodka per fargli prendere dopo fuoco. Si può dar fuoco con un classico accendino o se avete paura che vi scottate con gli stuzzicadenti degli spiedini. Si può lasciare spegnere da solo il fuoco oppure coprirlo con un coperchio e soffocare la fiamma. Di solito finché non finisce l'alcol si lascia soffocare, poi chi piace sentire l'odore, il sapore della vodka si spegne la fiamma prima. Possiamo anche spegnere la fiamma se vogliamo. Il soffritto è finito, possiamo passare il nostro soffritto in una casseruola per aggiungere la nostra conserva. Per sapulire un po' il sugo ci possiamo mettere un po' di chiodi di garofano. Si possono mettere direttamente nel sugo oppure si fa un fagottino con la garza, si chiude, con uno spago si lega il manico della casseruola, si lascia immergere nel sugo. Andiamo a mettere un po' di sale grosso per dar sapore al sugo e aggiungiamo gli ultimi gamberetti che non abbiamo messo prima nel soffritto. Nel frattempo possiamo mettere su l'acqua sul fornello che aspettiamo che bolla per buttare giù le nostre pennette. Possiamo aggiungere la panna che il sugo si è un po' ritirato. E teniamo il fuoco molto basso e aspettiamo che si ritiri un po' la panna e il sugo è pronto dopo che la panna si è ritirata. Si può servire subito. Ecco il piatto finito, Buon buon appetito! appetito!